Salve a tutti e bentornati sul canale dell'Uncinetto d'Argento. Nel video di oggi vi mostro come foderare una borsa. Vi farò vedere due metodi. Uno spiegato a parole con alcune indicazioni, l'altro invece scenderemo un pochino più nel dettaglio. In particolare quella che vedete in video è la mia ultima creazione, la borsa postina. Se vi siete persi il tutorial lo trovate nell'info box qui sotto e vi mostrerò come foderarla. Tessuto, forbici, aghi e spilli, filo da imbastire e filo da cucito se non avete una macchina da cucire e un ditale per proteggere le nostre dita e ovviamente la borsa. Il tessuto che state vedendo in video l'ho acquistato sul sito di La Fab Tessuti, che ogni tanto mette in promozione alcuni scampoli di tessuto. Come vedete dall'immagine, io ho messo già il tessuto doppio. Ci sono due metodi per foderare una borsa, almeno quelli che utilizzo io. Come si procede? Messo il tessuto doppio, si mette la borsa già fatta nella sua posizione. In questo caso noi abbiamo una borsa a sviluppo verticale e perfettamente rettangolare, quindi è molto più semplice. Con l'aiuto degli spilli che vedete io ho già messo, devo andare a segnarmi i lati della mia borsa. Gli spilli, vedete, io li metto a una distanza di almeno un centimetro, questo perché se dovessi poi fare delle modifiche o avessi troppo tessuto posso sempre tagliare, mentre se mi mancasse del tessuto potrebbe diventare un problema. Quindi lasciatevi sempre un po' di tessuto di gioco. Per quanto riguarda la parte del fondo, io mi regolo in questo modo se ho una borsa già fatta. Il tessuto che deve rimanermi qui deve permettermi di coprire almeno metà del fondo. C'è chi ne fa coprire tre quarti, io dico già che metà dovrebbe andare bene. E ovviamente la questione del centimetro si applica anche per la parte in alto, io però vi suggerisco di lasciarvene uno e mezzo, averne di più non guasta, specie se dobbiamo fare il bordo. Se avete la macchina da cucire siete avvantaggiate. Con questo metodo si può fare anche a mano, ovviamente il risultato è un po' diverso, è un po' più lungo ma non è impossibile. Questo è uno dei metodi. Se invece la borsa non l'avete ancora iniziata, avete il fondo diciamo libero appena comprato, immaginate di non avere la borsa e avere solo il fondo, prendete il fondo della borsa, lo poggiate sul tessuto della fodera che avete scelto, vi lasciate sempre il famoso centimetro di gioco e vi ritagliate la stoffa del fondo. Questa non è necessario che sia doppia, basta un solo, diciamo, strato di stoffa. Lo ritagliate e lo mettete da parte. Una volta che avete finito la borsa, invece, dovete ripetere questo metodo, cioè rimettere la borsa sul tessuto doppio, prendete il centimetro di distanza da tutti i lati e mettete gli spilli. Fatto questo, la borsa non vi serve per i prossimi passaggi, quindi potete toglierla. Se utilizzate un tessuto di colore scuro al posto degli spilli potete utilizzare del sapone. Questo è un vecchio trucco che mi ha insegnato mia nonna. Praticamente segnate direttamente sul tessuto col sapone, che poi basta un goccino d'acqua per cancellarlo. Fatto questo, prendete le forbici e, partendo ovviamente dal fondo, quindi mi raccomando partite sempre da qui, andate a tagliare lungo la linea dei vostri spilli. Io nella parte di sopra non ho segnato con gli spilli perché vado ad occhio, ormai più o meno ci riesco, e vi ritagliate la vostra stoffa. Una volta tagliato il tessuto vi dovreste trovare in questa situazione. Vi faccio i due casi. Ovviamente non posso farvi vedere la forma di un fondo già tagliato perché non ne ho purtroppo uno a portata e non ho pensato di ritagliarlo prima di realizzare la postina, però vi posso dare due indicazioni. Allora, immaginate che questo sia il fondo che avete tagliato della vostra borsa. Ovviamente sia sopra che sotto avete due quadrati o rettangoli indipendenti, quindi vedete così, aperti. Voi prendete il pezzetto del vostro fondo, ripeto, immaginate che sia ovale, e fate questo lavoro. Ovviamente mi raccomando attenzione alla parte bella e alla parte brutta del tessuto. Bisogna fare questo lavoro.
prendete il fondo del vostro tessuto e lo andate a cucire così, vedete? Quindi la parte bella sta dentro, la parte brutta sta fuori e cucite in questo modo. Prendete questa parte di stoffa, il fondo, e cucite così. Capovolgete il lavoro, quindi immaginate che io l'abbia girato, e cucite la parte sotto della fodera. In questo modo create praticamente un sacchetto con il fondo e questo è il primo metodo per fare il sacco una volta partite dal fondo. Se invece non siamo partite dal fondo perché stiamo foderando una borsa che avevamo o ci siamo dimenticate, abbiamo invece il nostro sacco con il fondo unito, vedete? Che è un pezzo unico e diciamo che è un po' più semplice perché dobbiamo semplicemente cucire i nostri lati. Per quanto riguarda la parte in alto di entrambi i casi, io vi ho detto di lasciarvi 1,5 cm perché dobbiamo prendere il tessuto e fare questo lavoro, piegarlo per cucire il bordino, che è quello che, diciamo, se abbiamo la macchina da cucire è molto più facile da fare, compreso i laterali. Vi consiglio di non cucire però fino in fondo, lasciatevi sempre questo spaziettino perché dobbiamo provare poi la borsa dentro la fodera dentro la borsa. Quindi la prima cucitura imbastitela, poi la cucite, diciamo, bene. Io infatti utilizzo del filo da imbastire, provo poi il sacchetto finito dentro la borsa e se sono sicura che va bene, le dimensioni sono giuste, non devo tagliare o fare altro, poi cucio, diciamo, in modo definitivo. Quindi anche se avete la macchina da cucire, fate una cucitura molto blanda che potete poi disfare se avete sbagliato. Quando siete certe, fate la cucitura definitiva. Questa che vedete è la versione, diciamo, finale del sacco una volta imbastita. Vedete che i punti che io ho fatto sono molto lunghi e molto morbidi. Questo perché? Perché se avessi bisogno di tagliare questo filo, stringere o accorciare, posso sempre farlo. Qui vedete che ho fatto anche i due bordi. La cosa importante ovviamente dei bordi è che devono combaciare perfettamente, questo è importantissimo. A questo punto cosa si fa? Si prende la nostra fodera imbastita e si mette all'interno della borsa per vedere se abbiamo azzeccato le misure. Quindi non facciamo altro proprio che inserire il sacchetto all'interno della borsa. Ovviamente tenete gli spilli a portata di mano perché per essere sicuri che sia tutto giusto dobbiamo fissare con gli spilli la fodera al bordo. Questo sarà importantissimo poi anche per cucirla. La fodera la fate più o meno combaciare, deve essere dritta lungo tutto il punto. Io, vedete, mi fermo leggermente prima, così metterò gli spilli e poi una volta che tolta la fodera, cucita come si deve, la andrò a cucire lungo il bordo della mia borsa. Però direi che a colpo d'occhio ho azzeccato la misura, vedete? Adesso ovviamente io non la fisso e non vi faccio vedere come cucio perché dovendo farlo a mano è un lavoro molto molto lungo, però questi sono i passaggi fondamentali per realizzare una fodera a sacco per la nostra borsa. Questo passaggio ovviamente si fa anche, come vi ho detto, nella versione quella in cui si parte dal fondo, si cuce il fondo al sacco e così via. Diciamo che l'unica differenza è appunto quel passaggio, il fatto di partire o meno dal fondo della borsa prima di realizzarla. Però vedete che anche facendo con il metodo del sacchetto, alla fine poi il risultato è praticamente perfetto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo brevissimo e veloce tutorial, spero che vi sia stato utile e di essermi spiegata più o meno chiaramente. Mi dispiace solo non avervi potuto far vedere veramente bene la parte della borsa in cui si parte dal fondo, magari lo farò per la prossima, così avrete il quadro completo, però diciamo che probabilmente con questo tutorial vi siete fatte un'idea di quello che è foderare una borsa. Io come al solito vi ricordo che nell'info box qui sotto trovate tutti i miei contatti, la pagina Facebook, le mail. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su e di iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video. Per qualunque informazione o altro potete anche lasciarmi un commento qui sotto. Grazie mille per avermi seguito e al prossimo tutorial. Ciao!